Oggi vi voglio parlare di uno dei maggiori rischi che corre il podista amatore, professionista, come qualsiasi sportivo, il burnout. Il burnout è traducibile in italiano con bruciato, svuotato, esaurito. Indica l'aver terminato le risorse psicofisiche che ognuno di noi ha a disposizione. La metafora che più mi piace per indicare il burnout è l'aver finito la benzina. Nel momento in cui finiamo la benzina, come tutte le vetture, rimaniamo a piedi, non riusciamo più a muoverci e a proseguire. A differenza delle vetture che finiscono la benzina, basta fare il pieno e ripartono. Noi esseri umani, siamo un po' più complicati, non funziona proprio così. Nel momento in cui finiamo la benzina, abbiamo bisogno di tempo, di cure e di attenzione. Se questi passaggi non vengono svolti, non riusciamo a ripartire. Sicuramente, prima di ripartire, se andiamo in burnout, avremo bisogno di un po' di tempo. Di conseguenza, nel percorso di preparazione per qualsiasi obiettivo, nel momento in cui doveste andare in burnout, sappiate che quell'obiettivo non lo raggiungerete e probabilmente non raggiungerete nemmeno gli obiettivi che saranno distanti nel tempo, perché per un po' non potrete fare sport o sicuramente non farete sport. Viene da sé che il burnout sportivo è particolarmente pericoloso. Come fare a sapere se siete in burnout o c'è il rischio di andare in burnout? Innanzitutto, sappiate che per avere un parere competente è necessario andare da un professionista. Il fai da te è sempre un po' rischioso, però come indicazioni generali potete prestare attenzione a degli stati d'animo e a dei vissuti, quali il non farcela più, avere la sensazione di non riuscire a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, avere un tono dell'umore particolarmente basso ed essere particolarmente irritabili, quindi avere degli scoppi di rabbia più frequenti del solito e anche in parte immotivati. Avere un senso di svuotamento, il sentirci deboli, frastornati, sentirci delusi e sentirci impotenti, sia nello sport come nella vita. In ambito sportivo si è soliti associare il burnout a sensazioni di fatica fisica, mentale ed emotiva che favoriscono l'abbandono dell'attività sportiva. Il rischio più associato al burnout è abbandonare l'attività che pratichiamo. In letteratura i fattori indicati come favorenti l'insorgenza del burnout sono tre. 1. Esaurimento psicofisico. Nel momento in cui le gare o gli allenamenti sono troppo intensi per le nostre capacità, il rischio è di abbandonare il percorso che ci porta al nostro obiettivo e un rischio maggiore è di abbandonare anche l'attività sportiva stessa. Perché? Nel momento in cui l'intensità va a crescere, il consumo di energia mentale e fisica andrà a crescere e la disponibilità di energia all'interno del nostro serbatoio psicofisico si ridurrà. Quindi più aumenta l'intensità, meno saranno le energie che noi abbiamo a disposizione. Chiaramente se non riusciamo a recuperarle e a riempire il nostro serbatoio energetico. Viene da sé che il rischio connesso a un esaurimento psicofisico sarà maggiore nei momenti di carico maggiore e nei momenti dove sia la quantità sia la qualità degli allenamenti andranno a crescere. Oppure se andate inoltre a inserire troppe gare all'interno del vostro calendario e in ogni gara cercate di dare tutto, c'è il rischio che finiate le energie e che andiate in burnout. Quindi cercate di non esasperare gli allenamenti e di non fare troppe gare, o comunque cercate di fare allenamenti duri il giusto e un numero di gare sufficienti per essere soddisfatti, ma non esagerate. Punto 2. Basso senso di realizzazione personale. Nel momento in cui gli obiettivi sono troppo alti o sento di non poter raggiungere le mie aspettative e concretizzare le mie aspettative, c'è la possibilità che io non mi senta realizzato e se non mi sento realizzato, la possibilità che io lascio il mio sport diventa chiaramente maggiore. Viene da sé che è importante saper definire in modo scientifico i propri obiettivi. Gli obiettivi devono essere sfidanti, stimolanti, ma non eccessivi. Devono essere quindi raggiungibili con impegno. Se mi dovessi prefissare un obiettivo che non potrò raggiungere, cosa accade? Ogni volta che proverò a realizzarlo, io andrò incontro a un possibile fallimento.
e il fallimento potrebbe essere talmente cocente, talmente scottante, che non vorrò più risperimentare la medesima sensazione. E una possibilità per non sperimentare più quella sensazione è abbandonare l'attività sportiva o abbandonare le gare stesse. Io credo che questo rischio sia particolarmente presente in questo momento attuale. Sapete che le gare attualmente sono più o meno in stand-by. C'è qualcosa, ma la maggior parte delle gare sono state sospese. Un atleta, un podista, che in questo momento si chiedesse di essere al top della condizione o comunque di correre a dei ritmi molto elevati a fronte di una motivazione ridotta, secondo me qualche possibilità di sentire un basso senso di realizzazione personale, secondo me è decisamente concreto, anche perché non avrebbe la gratificazione che deriva dalla gara, una gratificazione che secondo me è decisamente importante. Terzo punto, svalorizzazione dello sport. Nel momento in cui il contesto nel quale uno sportivo è inserito non risponde ai desideri, alle aspettative, ai valori che l'atleta ha e possiede, tenderà a svalutarlo e a svalorizzarlo. E chi vuole stare in un contesto che non ama? Nel momento in cui non ci troviamo più bene in un determinato contesto, i casi sono due: o cambio contesto o abbandono il contesto. Anche questo punto, secondo me, è molto presente nel contesto attuale. Le polemiche per amatori che utilizzano sostanze dopanti o aiuti per raggiungere obiettivi più sfidanti, o persone che tagliano il percorso o si fanno scarrozzare per recuperare qualche posizione, queste polemiche delineano un contesto legato al mondo del running abbastanza spiacevole. Qualcuno sicuramente per queste ragioni ha abbandonato la corsa e il podismo, perché sente che il contesto nel quale l'attività sportiva si va a svolgere, si va a mettere in atto, non risponde ai suoi valori personali e di conseguenza lascia. Vale per noi grandicelli, come può valere anche per i nostri figli e per ragazzi o bambini. Se la società sportiva non è vissuta come un contesto supportivo, gradevole e stimolante, nostro figlio o i nostri ragazzi andranno ad abbandonare la società. Quindi è necessario scegliere una società sportiva adeguata, soprattutto con dei buoni allenatori. Dovete infatti sapere che uno dei fattori principali che può aumentare o ridurre il rischio di burnout è l'allenatore. Se i nostri figli incontreranno allenatori che chiedono troppo, che pongono obiettivi o troppo sfidanti o poco sfidanti e che non sono capaci di creare un contesto amicale all'interno della società e del gruppo di bambini, il rischio di burnout è molto alto. Se invece un allenatore sarà capace di chiedere tanto ma non troppo ai nostri ragazzi, definire degli obiettivi sfidanti, appaganti ma realizzabili, e riuscirà a creare un buon clima all'interno della squadra o del gruppo sportivo, il rischio di burnout sarà molto più basso. Bene, anche per oggi vi voglio salutare, vi auguro buone corse, ciao e al prossimo video.